Thank you super trick del nostro Giorgio Fast Food Freestyle la nostra splendida Nicole con la Mimissa Raband che poi vi presenterò uno ad uno. Questa sera una puntata veramente particolare, una puntata speciale dedicata ai grandi campioni dello sport che sono stati seduti in questo salotto esattamente su questa poltrona e che Riguarderemo e riconosceremo ancora insieme, ma se ad esempio su questa poltrona ci fosse stato seduto il capitano per eccellenza, ovvero Francesco Totti, che cosa ci avrebbe raccontato? Beh, una storia che sicuramente ci avrebbe raccontato è che quando era bambino fu promesso alla Lazio. Non mi crederete, non ci credevo quasi nemmeno io, eppure fu promesso veramente alla Lazio. Questa è una delle grandi storie di fede, ad esempio, perché perché la madre da grande romanista non voleva assolutamente che il ragazzo giocasse nella Lazio e poi grazie ovviamente al dirigente Ranucci e al talento soprattutto di Francesco Totti finì nella Roma. Ma le storie insomma da raccontare sono tante e allora lo facciamo subito con C'è fede e fede. <music> Abbiamo parlato del tuo reinventarsi, ma perché? Perché tu hai pensato di fare un sacco di cose. Allora, dal fatto che sei diventato un produttore di vino, hai addirittura scritto una sceneggiatura per un film e poi che cos'altro? Sono cuoco, adesso dovrei aprire il primo ristorante. È proprio qua volevamo arrivare. <ride> tu sei cuoco perché tu eh. hai fatto l'alberghiera, quindi Grazie. nasci così, poi lo racconteremo nel corso della nostra puntata. Ho fatto un libro sulla cucina umbra. Oh, raccontaci! Sono ambasciatore della cucina umbra nel mondo, insomma dai tante belle cose che accompagnano questa tua grande carriera ho fatto anche il libro sulla mia sulla mia carriera ma non i soliti libri che c'è tanto da leggere perché tanto leggi poco ho fatto più, più fotografie più immagini più un libro immagini. piacevole da sfogliare Sì, piacere. anche perché sono l'unico al mondo a aver vinto tutte le coppe ho voluto raccontare con <ride> ho voluto raccontarlo fotograficamente perché è più bello insomma. È chiaro che di me eh, poi l'immagine che è emersa eh, purtroppo ormai mi sono rassegnato, perché eh, è sempre quella l'immagine dell'invasato, dell di quello che vive eh, il calcio in questo caso, insomma, perché poi alla fine i riferimenti miei sono necessariamente soprattutto quelli, quelli dell'allenatore che sta in panchina o nel pre e soprattutto nel dopopartita che si esprime. E, chi mi vede durante la partita pensa che la mia vita sia quella, quindi voglio rassicurare tutti gli altri che non è assolutamente quella. Io vivo la mia vita con assoluta tranquillità o di sicuro non con tutto quello che metto durante la partita. Quello non credo che sia un limite, tra l'altro non penso di essere il solo degli allenatori, soltanto che io nasco con quell'etichetta e... e, e Professionalmente ormai sono certo che morirò con quella, per cui quando c'è bisogno di una squadra che è in difficoltà, mh, pensano a me come quello che, che, li, che li appende al muro. Eh che, ma perché tu, e hai invece... fatto delle, tu hai fatto delle grandi differenze però con questo tuo sistema di allenamento? Hai portato un Udinese in Champions League, un Udinese, insomma, sono cose importanti che si ricordano nella storia. Sì, sì, ma io non, non rinego voglio dire, io volevo solo tranquillizzare gli altri, non sono nella vita così, insomma. insomma, a casa mia la famiglia lo sa, per cui i miei amici lo sanno che sono tutt'altro, insomma, quindi non. non eh, io voglio viverle le cose, quelle sì, cioè io non. Il mio carattere mi porta. Eh, che qualsiasi cosa che faccia, poi in realtà sono anche abbastanza pigro, quindi non è che coltivi tante certo. passioni, però quelle che coltivo le voglio, voglio metterci tutto me stesso, e devo dire anche fisicamente, fisicamente, perché la mia è una gestualità durante le partite, è un impegno, è un impegno come hai detto tu precedentemente fisico. Sì. Eh, che poi mi dà un gran vantaggio. Che a fine partita io ho dato tutto me stesso fisicamente, per cui quando inizia l'altra partita che sono le interviste, penso di essere abbastanza lucido poi per potermi esprimere, mentre invece, quando uno si trattiene per tutti i 100 minuti della partita, poi inevitabilmente sbotta nel dopopartita. Io invece, proprio nel momento in cui l'arbitro fischia per me è finito veramente tutto. È finito l'incontro. Oh, hey. mm. La giustizia divina, pensi? in quanto anche credente che ci sarà una giustizia divina, visto che ti senti vittima di fatti sbagliati e non corretti? No, no, io non mi sento vittima di niente e di nessuno. Ho fatto la mia battaglia per, per far emergere la verità. Credo che adesso tutti sappiano quello. La, la chiamano addirittura farzopoli, non carciopoli. Quindi questo qui per me è già, è già sufficiente. Ho detto prima, lo ripeto adesso. Che il problema non è mio direttamente, ma lo faccio per gli altri. E poi credo molto io nella, nella giustizia divina. Mi dispiace, sapere, mi, mi dispiace dover dire che tanti praticamente eh, di quelli che hanno fatto calciopoli sono passati a migliore vita, praticamente, eh, forse il tribunale di Gesù. Eh, Metterà in, chiaro, metterà in chiaro tante cose che qui non sono state messe. Sono nato con la fede e credo sempre nella bontà delle persone. Non ho mai fatto niente di particolare che potesse fare danno a qualcuno. Devo dire anche che quando ero il tanto decantato ferroviere, non capo stazione ma capogestione per dire come sono fatto... Poi ne fatto, parleremo di questo perché per abbiamo delle no, sorprese. Per dire come, ho fatto, come sono fatto io... Praticamente stavo in una biglietteria, ho sbagliato a fare un resto eh, a uno straniero, eh, ho dato 300, eh, 300 lire all'ora, erano in meno, l'ho portato in chiesa, tanto per dire come sono fatto io. Oh! la fede in se stessi, l'ho accennato nella tua introduzione, tu hai contato sempre su te stesso, non, sei uno che non deve dire grazie a nessuno per quello che ha fatto e forse questo però delle volte è stato anche qualcosa che ti ha penalizzato. In Italia si dice spesso che uno fa la trafila perché riesce a, a raggiungere o ad avere dei, delle conoscenze, no? Io di conoscenze non ce n'avevo nessuna e, e solo con l'impegno, con, con la dedizione e con il desiderio di di diventare qualcuno nel calcio ci sono riuscito. Eh, per me è un vanto, perché non devo stringere mani se non quelle che voglio io, perché non devo chiedere grazie e dire grazie a nessuno, perché nessuno mi ha fatto dei favoritismi tali per cui io mi potessi eh, organizzare un futuro. E quindi, e quindi basta, va bene così. Io la mia carriera prima e la mia carriera attuale la, la voglio, l'ho impostata e la voglio continuare a impostare così. Oh, hey. Il karate non è per me solo uno sport, ma anche uno stile di vita, e perché per me rappresenta la lotta, e il combattere per i propri sogni, per le proprie aspirazioni, per per noi stessi, per gli altri e quindi penso che sia importante nella vita continuare sempre a lottare per se stessi e per gli altri. Io lo faccio in palestra, nello sport, ma vedo anche il parallelismo poi nella vita quotidiana, quindi eh, mi ritrovo molto in questo modo di vivere. O mi piacciono le persone eh, che, non stanno, che non stanno sognando, non stanno lottando per i propri sogni. Quante foto, quanti ricordi sul nostro LED wall grazie agli ospiti che hanno portato davvero le loro storie e le loro emozioni tramite le immagini che li rappresentano. Beh, eh, pensiamo per un attimo di avere qui seduto sulla nostra poltrona Cassius Clay, Muhammad Ali. Che foto pensate che ci potrebbe mostrare? Io credo forse questa che lo ritrae in bicicletta. La storia di Mohamed Ali e della sua bicicletta è molto importante perché è da lì che nasce la sua potenza e nasce il più grande campione che abbiamo avuto nella storia, il più grande sportivo. Perché lui ricevette in regalo a Natale dal padre una splendida bicicletta che gli fu rubata. Arrabbiatissimo voleva andare a fare denuncia. Beh, trovò la gente in una palestra vicina dove si stava allenando. Era talmente infuriato, talmente arrabbiato che la gente gli disse vieni, vieni qua sul ring, sfogati un po' e impara a picchiare. poi magari rivediamo che cosa farai a questo ladro. Beh, salì sul ring e da lì non scese più. E adesso ascoltiamo insieme le storie che ci hanno raccontato attraverso le loro immagini i campioni intervenuti a Solo chi c'ha fede. Sì, questa è una foto, credo o non credo, che è uscita su, sui social un po' di tempo fa quando quando c'era la possibilità che io tornassi a Perugia insomma quindi eh, dei tifosi del Perugia che eh, io sono perugino quindi, eh, sono grandi soddisfazioni eh, no queste sono Davvero. enormi soddisfazioni anche perché a, di, a distanza di tanti anni eh, dopo un epilogo amaro perché poi io dopo quattro anni di Perugia ho lasciato la, l, diciamo, la squadra della mia città con uno spareggio perso e la retrocessione amarissima in Serie B quindi Dopo tanto tempo eh, vedere che diciamo così c'è stata non una riabilitazione, però un qualcosa che ancora che esiste tra, tra una città che poi è la mia e i tifosi. Erano, è stato non una scoperta, però mi ha fatto veramente veramente piacere. Tu e Gianluca? Sì, questa tra l'altro è una foto proprio del primo anno della Juventus, quindi eravamo insieme da un anno, si vede, insomma, abbiamo un attimino diversi. Siamo cresciuti insieme, in realtà siamo insieme dalla metà dei miei anni, quindi è veramente tanto, quindi tutte le prime esperienze io le ho fatte con lui, i primi viaggi, la prima convivenza, qualsiasi cosa, con lui mi sono scoperta meno timida di quello che ero, perché in realtà avendo già lui abbastanza chiuso o mi svegliavo io, insomma, o stavamo forse chiusi da qualche parte, tutte e due, perché lui, insomma... E, e quindi in realtà mi ha insegnato anche a essere un attimino più disponibile, più socievole, più aperta con gli altri. E, e siamo cresciuti insieme, quindi sicuramente è, è il mio compagno di vita da, da sempre. Qui eravamo in Germania poco prima delle Olimpiadi di, di, appunto, di Londra. Eh, credo sia una, uno dei KO più belli e spettacolari che abbia fatto nella mia carriera agonistica. Ce lo puoi descrivere? Sì, lui stava attaccando eh, con la gamba posteriore, con la gamba destra. Io ho fatto un calcio che ipoteticamente non avrei dovuto fare perché ho, ho risposto dalla stessa guardia con un calcio. Girato all'indietro, e anche se il coach mi continuava a dire che non era quella la soluzione, io ero convinto fosse quella, infatti, alla fine avevo ragione. Tu con la maglia dell'Inter, bellissimo! Mi viene in mente subito il contratto che ho firmato. Sono arrivato in sede e ho visto, mi ricorderò sempre, un foglio bianco con scritto FC internazionale nell'angolino e ho firmato. Poi dopo mi ha detto, ma scusa ma la cifra, cioè per dirti, eh, volevo filmare perché magari ci, ci, si poteva, ci poteva ripensare, quindi ho filmato il mio primo contratto in bianco, talmente ci tenevo a indossare quella maglia, perché è, è indossare quella maglia lì con un cognome stranissimo, perché Beccalossi non so che cognome, e prima di me aveva giocato su Ares, ma corso, quindi... Quei cognomi lì avevano fatto parte della grande Inter e pesavano come dei macigni. Cosa ci racconti della tua bambina? Ma che sono stato un, soprattutto, vabbè, gli voglio un bene dell'anima e nel mio percorso di vita sicuramente è stata più brava la mamma, eh, perché io ci sono, non ci sono, quindi sono sempre stato un po' strano. Però ecco, l'unica cosa che mi dispiace è che all'inizio, avendo un cognome così pesante, lei ha sempre dovuto raddoppiare o triplicare le forze per dimostrare certe cose che invece secondo me le era, appartenevano sempre. Sì, sì. E questo oh, mi dispiace però insomma sentire dei messaggi che mi dice sono orgoglioso di essere tua figlia, non credo che sia... Penso che questa sia la cosa più bella che un genitore possa sentirsi dire. Questo è un momento importante anche della, della mia carriera. Io a 40 anni ormai era, sentivo che difficilmente potevo continuare a giocare nella massima serie. Però avevo voglia ancora di giocare, il campo mi dava ancora tantissime emozioni e, e quindi, qui sono con mio figlio perché eh, decisi di andare a giocare a Rieti. Eh, Rieti è una cittadina che vive di basket, ma era, eh, aveva addirittura vinto anche una, la Coppa Corace. Eh, insomma, aveva avuto una grande storia, poi era sparita e qui eh, voleva rinascere. E qua è una cosa. Um, che è la prima volta che è successa nel basket italiano dove padre e figlio giocano in un campionato professioni che professionistico. Complimenti. Questo scatto è stato fatto il primo ottobre 2016 ed ero in cima al Manaslu, che è l'ottava montagna più alta della terra in Himalaya in Nepal ed è alta 8163 metri. E. Ehm, è un ricordo bellissimo che ho. È un ricordo che porto nel cuore. È un ricordo che ricordo eh, con una certa mancanza d'ossigeno, ma perché è stata una scalata eh, in, in autonomia, da solo e senza l'ausilio dell'ossigeno supplementare. Eh, però questo è un ricordo che ho bellissimo anche perché arrivare con un cielo così azzurro, blu, Meraviglioso. quando mi dicono quando arrivi sopra. Ti sembrava di toccare il cielo con un dito, in realtà mi sentivo dentro il cielo, quindi <ride> è stato fantastico. Mio papà che è mia fonte di ispirazione. Come mai? Punti di Fonte di ispirazione il papà? Fonte di ispirazione perché quando parliamo di, di rispetto, di etica, disciplina, è un lavoratore con la L non maiuscola, ma di più ancora. Ma soprattutto come? Perché c'è modo e modo di arrivare a un risultato nella vita, c'è modo e modo di creare un business, c'è modo e modo di essere una bellissima donna. E quindi mio papà ha creato quello che ha creato, umilmente parlando, con un percorso di vita stra-eccezionale. Quindi lo ammiro tantissimo e mi auguro... In questi anni di avergli dato quelle soddisfazioni che si merita e di continuare così. Cosa ti fa venire in mente questa immagine? Ma devo dire la mia infanzia, molto. Cioè, io di solito <ride> sento delle storie molto strappalacrime da, da parte di atleti, persone con disabilità. Credo che una particolarità mia sia che non c'è stata nessuna storia strappalacrime io alle elementari andavo in giro gattonando perché avendo una gamba più corta non posso camminare certo e c'era tutta la mia classe che andava in giro gattonando la mia fortuna è stata proprio quella di essere circondato da persone molto intelligenti che mi hanno fatto sentire cioè, come sono una persona normalissima ho una gamba più corta però c'è chi è miope che è un, che è una disabilità anche quella, perché è un'abilità diversa vuol dire. Certo. Quindi non c'è niente da dire, sono io con un femore un po' più corto, fine. Sì, qui era un momento molto bello, eravamo in Polonia per lo scorso europeo, l'Europeo che si è concluso a, a, a agosto. E qui eravamo tutti dentro st'ascensore, la cosa bella è che non siamo solo compagni di squadra, siamo, siamo amici. Questo è molto bello perché non sempre è così, e non sempre è, è scontato. E sono molto felice perché ho trovato appunto tanti amici e spero che questa, questa amicizia e, questa, e questi rapporti continuino anche dopo insomma, dopo la nostra carriera. Dopo la vostra carriera. Tacconi e Walter Zenga c'era una pseudo rivalità pseudo o non pseudo? Dai, svelaci qualche cosa. No, ma c'è stato rispetto, questo è già un buon segno. Beh. Anche perché l'ho minacciato insomma. Ah, non era pseudo allora, no. era <ride> no. proprio una rivalità pura. Beh sì, perché io venivo dall'Inter, ho fatto 7-8 anni all'Inter, nonostante ho giocato 10 anni alla Juve, perché. La fortuna di Zenga l'ho fatta io, perché io ho rifiutato di giocare all'Inter e è andato lui e io, io ho creato la carriera a Porto. Le hai aperto una porta? Lei ha aperto una porta, sì. You want to make so e in questa puntata speciale vogliamo capire chi non ha mai abbassato la guardia e quindi lo possiamo fare con la nostra Sonia De Biase, sempre accompagnata dal suo Lightbringer. E infatti Giuseppe Bellati è oggi qui con noi. Ebbene sì, perché tutto questo periodo Lightbringer è rimasto sempre con me, sempre al mio polso. Ciao Giuseppe. Lightbringer ha accompagnato Sonia in tutte le sue interviste ai grandi campioni dello sport. In effetti Lightbringer è un sistema molto avanzato che monitora tutti i dati biometrici del nostro corpo e li, e li manda, li spedisce a dei server che sono in America, lontano da noi, che lavorano su questi dati e ci danno una comunicazione continua sulla stato no di salute del nostro corpo. Può essere usato sia per la parte, diciamo, di sicurezza, quindi eh, per monitorare il corpo, quindi capire se abbiamo dei problemi o potremmo avere dei problemi di salute, oppure, e qui siamo in un programma sportivo, ospiti di un programma sportivo, per monitorare il nostro corpo, per vedere quanto è Diciamo il livello di allenamento che noi abbiamo raggiunto. Quindi i dati dell'Ibringer possono essere memorizzati e eh, l'Ibringer ha fatto, e lo annuncio adesso, una, una joint venture con Google Fit. Quindi io posso tramite Google Fit scaricare tutti i miei dati biometrici che sono catturati continuativamente e controllare il mio stato di allenamento giornalmente, continuativamente. È un sistema certamente innovativo e molto preciso. Grazie Giuseppe, solo chi c'ha fede ritorna tra pochissimo con il lato umano dello sport dopo la pubblicità.